Nashville. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Chi è la ragazza brasiliana? Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. In questo momento stiamo percorrendo la periferia di Nashville. Le case in questa zona sono completamente immerse nel verde e rispecchiano lo stile country del Tennessee. Si racconta che le canzoni dell'album Nashville Skyline del grande Bob Dylan furono scritte e composte proprio nella campagna di Nashville, forse proprio in una di queste case che adesso stiamo vedendo. Le registrazioni invece avvennero nello studio A della Columbia a Nashville. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Eccoci qua, bene, siamo a Nashville. Siamo a Nashville, siamo nella nostra macchina, una Nissan Altima. Mai sentita, ma questa si chiama così, Nissan Altima. Qui c'è Crypto, qui c'è Nathan, siamo pronti per questa avventura nel centro di Nashville, che poi in realtà è tutto in una strada che si chiama Broadway Street. È la strada dove ci sono il maggior numero di negozi, negozi di dischi soprattutto, dove è possibile acquistare ottimi dischi di musica country, negozi di abbigliamento dove si trova di tutto, dai cappelli tipo western, stivali e i soliti souvenir, però questi davvero molto particolari. Abbiamo già provveduto ad acquistare un po' di souvenir, un po' di ricordini da portare a casa e adesso vi lasciamo in compagnia. Guarda la macchina. Che? Guarda la mano. La macchina. Non vedo niente. Io stavo parlando. Ah, scusa. Vi lasciamo in compagnia delle immagini di Nashville, volevo dire. Nashville è la capitale dello stato del Tennessee ed è situata sulle sponde del fiume Cumberland nella contea di Davidson, nella parte centro-settentrionale dello stato. Nashville è uno dei centri più importanti per l'industria sanitaria, editoriale, dei trasporti e per la musica. Nashville è soprannominata la città della musica perché è la sede del Grand Ole Opry, un famoso programma radiofonico di musica country, della Country Music Hall of Fame e di molte case discografiche. Ha inoltre sede a Nashville una delle più grandi aziende produttrici di chitarre e bassi elettrici, la Gibson. Charlie Daniels yelling, turn it up. They raised her up
settle down with a doctor or a lawyer and their uptown ball gown hand-me-down royalty. Nashville è famosa per aver ospitato, nel periodo seguente a quello del Sun Studio, le registrazioni di Elvis Presley, che coincisero anche con il suo periodo di maggior successo. It's that country thing, you know.